Torna in TV l'appuntamento con il Quintana Channel. Riparte il nostro viaggio televisivo quotidiano nella giostra della Quintana di Foligno. Dopo la sigla, benvenuti! A Foligno torna l'appuntamento con la giostra della Quintana e su Umbria TV si riaccende il Quintana Channel, il nostro spazio TV dedicato alla grande festa di Foligno, i suoi protagonisti e i suoi appuntamenti. Negli spazi del Quintana Point, l'ex teatro Piermarini di Foligno, parte il nostro viaggio televisivo e anche oggi lo facciamo con i nostri ospiti. Bene, giornate ricche di eventi in città e noi oggi ne parliamo con Simone Agostini, presidente della commissione artistica dell'ente Giostra, e con Simone Capaldini, magistrato responsabile delle risorse economiche. Benvenuti. Grazie. La commissione artistica è stata impegnata, Simone, per la Fiera dei Soprastanti, il mercato barocco che ritorna quest'anno in calendario, mancava dal 2019. Allora com'è andato questo grande lavoro? Sicuramente, come detto, riprendere dopo 3 anni quintanari senza la fiera è stato difficile perché dovevamo recuperare tutti quei meccanismi che negli anni si erano un po' consolidati per la preparazione della fiera. Quindi di base abbiamo ripreso tutto quello che veniva fatto appunto fino al 2019, abbiamo con le commissioni artistiche dell'ente, ma ovviamente anche dei rioni, ripercorso tutto quelle che erano appunto le varie cose da fare, dalla preparazione dei banchi, ma ovviamente anche poi tutto quello che è anche la logistica. Quindi sicuramente la Fiera dei Soprastanti è un evento che ha interessato non solo le commissioni artistiche, ma appunto si espande su tutti gli aspetti rionali, quindi poi la commissione taverna per ciò che riguarda i braceri, ma anche poi tutti quelli che sono i banchi alimentari. Quindi il lavoro è stato molto importante, sicuramente intenso e faticoso, ma direi che l'impegno si è visto sicuramente e abbiamo realizzato una fiera che diciamo può essere paragonata a quelle fino al 2019. Bene, allora, tanto lavoro dietro le quinte, ma soprattutto un evento molto amato non solo dalla città, ma anche dai turisti. Questa edizione com'è andata? Guarda, è stata un'edizione straordinaria perché ci sono state migliaia e migliaia di persone che hanno voluto assistere a questa riproposizione della fiera. Foligno è stata sempre, nelle varie epoche che si sono susseguite, è stata sempre una città di commercio e quindi questa è una riproposizione delle fiere che venivano fatte del 1600 e si narra che quando c'era qualcuno che inventava anche qualcosa, aveva delle novità, veniva a Foligno per presentarla. Era un po', io dico, l'Amazon attuale e quindi pensiamo l'importanza, no, che ci aveva la nostra città nel 1600 e vedere oggi riproposta naturalmente con tutte le caratteristiche quella fiera, secondo me è motivo d'orgoglio per la città e per noi naturalmente che ci lavoriamo. Bene, allora vediamo nel prossimo servizio com'è andata la Fiera dei Soprastanti in questa edizione 2023.
andata molto bene, con una novità, perché è stata aperta questa mattina alle 11. Già c'era una discreta affluenza di pubblico, di persone, ed è stato bellissimo, perché io ho dei ricordi molto belli della fiera, e ripoter vivere questo momento di aggregazione, di creatività, riscoprire un po' tutto l'artigianato, l'abilità manuale di tante persone che hanno proprio anche spiegato come si fa la carta, come ai tempi, e ancora oggi si fanno certi prodotti tessili, come possono essere centrini, asciugamani, ed è stato un tuffo nel passato e un tuffo nei ricordi bellissimi delle vecchie edizioni della fiera dei soprastanti. La ripartenza folgorante, direi. Ci aspettavamo tutta questa gente, però non così tanta, e quindi è stato veramente una grossa sorpresa, un ottimo lavoro fatto dal nuovo magistrato Simone, e quindi è stata tutta la sua organizzazione, ma insomma si capisce che per realizzare un'opera di questa portata ci è voluto tanto impegno e tanta gente che se ne è interessata, quindi devo dire, come ritorno, veramente un 10-0 clamoroso, quindi migliaia di persone. Mi parlano quasi di 30.000 persone, qualcosa del genere, ma effettivamente ancora è tutto pieno, quindi adesso poi è il momento quello più tosto, diciamo, per noi, perché si comincia a mangiare, quindi c'è gente, devo dire, che ha cominciato già verso le 5, le vedevo già con le salsicce e con le braciole di maiale, quindi adesso stasera non so cosa accadrà. Partenza di questa edizione di settembre della Giostra della Quintana in grande stile. Assolutamente, quindi prossimo anno so che ci riserveranno ancora più emozioni e ovviamente con tantissime sorprese, perché ho già visto un'idea di progetto che la commissione artistica sta preparando, quindi il prossimo anno veramente finiremo. Beh, sai, cominciamo ad avvicinarsi al famoso 2026, laddove festeggeremo i nostri primi 80 anni. Straordinario spettacolo, come avete potuto vedere, ma ora ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità. Il Quintana Channel ritorna tra poco, rimanete con noi. Asia Global Service. Automazioni, sistemi di sicurezza, impianti elettrici, antincendio, progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi di allarme, videosorveglianza, controllo accessi, strutture blindate, automazioni per cancelli e porte residenziali ed industriali, impianti elettrici di produzione e di distribuzione, installatore ed assistenza tecnica autorizzata dei prodotti SEA, Orman, Tecnoallarm, Key Automation, Bordogna Cassaforti. Competenza, esperienza e professionalità al servizio dei nostri clienti. Asia Global Service, via Monte Acuto 51 Foligno, www.asiaglobalservice.it. Solo panino, niente patatine. Niente patatine? No, mettigliele, perché poi ruba le mie. Da McDonald's ordina e paga in modo comodo e facile direttamente dall'app. Poi comunica il tuo numero d'ordine e ritiralo al McDrive. Inoltre puoi ordinare in app anche per riceverlo al tavolo, al banco o al parcheggio. Con l'app McDonald's il tuo ordine è a portata di mano.
tedesca? Nah, italiana. Niente additivi, non pastorizzata. Farro locale, di ottima qualità. Non filtrata, orzo maltato in proprio. Luppolo. Una produzione di almeno 2 mesi. Artigianale, non c'è alcun dubbio. Cotta 21, Mastri Birrai Umbri. Il caso è chiuso. Mastri Birrai Umbri. Ogni altra birra sarebbe un crimine. Assidomus, il nuovo brand che unisce le nostre agenzie che operano nel territorio. Con Vittoria Assicurazioni, compagnia tutta italiana che ha compiuto 100 anni nel 2021. In particolare Vittoria Assicurazioni vi propone una polizza innovativa per tutelare la casa. Più sei a casa, meno paghi. E DAS, leader del mercato delle polizze di tutela legale. Assidomus è un team di consulenti al vostro servizio. It's so nice to be happy. Everybody should be happy. Ogni giorno, da più di 10 anni, portiamo la luce nella tua casa, nella tua azienda, aiutandoti a guardare il futuro con fiducia. La nostra energia parla italiano. Ogni passo in avanti che facciamo è per donarti serenità. Per noi sei qualcosa di unico. Ed è per questo che creiamo per te qualcosa di inimitabile. Cresciamo insieme. C'è più luce dove c'è più energia. Eccoci di nuovo insieme. Allora, Simone, quest'anno l'ufficio marketing ha registrato buonissimi successi. Che cos'è che attrae gli sponsor e i tanti nuovi marchi che si sono aggiunti a quelli che sostengono la giostra della Quintana? Allora, guarda, è stato fatto un grandissimo lavoro, seppur vero che l'anno scorso era l'anno un po' della ripartenza, quindi anche le aziende, gli enti si sono stati vicini per quello che potevano fare. Quest'anno, che è il primo anno di normalità, abbiamo avuto un grande successo, anche inaspettato per alcuni versi, però abbiamo deciso di comunque sia colloquiare con tutte le aziende umbre di un certo livello per fare in modo e per spiegargli quello che poi è la giostra della Quintana e quindi coinvolgere tutta la regione. La risposta è stata molto positiva sia da parte delle aziende sia da parte anche degli enti sostenitori, perché comunque sia abbiamo fatto anche un lavoro da quel punto di vista di sensibilizzazione della manifestazione verso gli enti, e anche gli enti ci hanno sostenuto in maniera importante. Quindi un grande ringraziamento a tutti coloro che naturalmente ci danno una mano, perché noi viviamo, portiamo avanti la manifestazione naturalmente esclusivamente per la passione che abbiamo e nei confronti della città e nei confronti della manifestazione stessa. E quando si capisce la passione che mettiamo nelle cose e le cose che le facciamo anche in una certa maniera, quindi cerchiamo come nel 1600, no, di stupire ogni volta e di fare tutte le cose in maniera precisa e rigorosa per quello che era l'epoca, sostanzialmente vediamo che sempre più persone si appassionano e quindi ci danno quello che possono, ce lo mettono a disposizione, e questa è una grande soddisfazione. Un ufficio marketing che evidentemente fa sognare e cattura proprio con i valori della giostra della Quintana. Bene. La Quintana, che ha un grande appeal anche commerciale,
chiaramente nel ringraziare tutti i nuovi arrivati, un ringraziamento particolare agli sponsor invece che ci hanno sempre sostenuto, perché è molto più facile magari trovare uno sponsor nuovo che arriva, ma mantenere quelli passati è molto complicato, e il fatto che ci siano sempre testimonia che anche il lavoro che portiamo avanti dal punto di vista della comunicazione di tutti gli eventi che propone la Quintana per la città e per il territorio viene apprezzato, e quindi ne siamo molto orgogliosi, ma non ci fermiamo mai, perché abbiamo solo raggiunto qualche traguardo, ma poi la strada è molto lunga. A proposito di eventi, c'è un altro ritorno in questo settembre 2023, quello del gareggiare dei convivi. Già da ieri sera è ripartita, diciamo, l'edizione settembrina, 5 rioni si sfideranno, e Simone, anche questo è una parte che segue la commissione artistica, animali da cortile, questo è il tema di quest'anno, che devono essere presenti almeno in un servizio di credenza e un servizio di cucina. Sì, il gareggiare dei convivi è uno di quegli eventi che assolutamente doveva essere ripreso dopo, anche qui abbiamo avuto una pausa abbastanza lunga comunque dal 2017, ma il gareggiare dei convivi è un evento che un po' è la nostra punta di diamante, perché alla fine è quello che ci più particolare forse tra quelli che abbiamo, anche perché oltre allo spettacolo che offre in queste 10 serate per Chierioni fino adesso, ma non ho motivo di dubitare anche dei prossimi, ci hanno offerto, ci offriranno sicuramente degli spettacoli assolutamente di altissimo livello, e quindi il gareggiare anche qui, come la fiera d'altronde, interessa i rioni in mille sfaccettature e è molto inclusivo, perché consente anche a chi è appassionato di danza, musica, di trovare lo spazio per poter esprimere questa sua passione. Per me è sempre stato un evento da quando ero, diciamo, un rionale, quindi che mi ha sempre appassionato, perché mi ha aperto gli occhi in aspetti della Quintana che magari sono un po' più di nicchia, che non vengono molto affrontati, ma per chi ha la passione della commissione artistica sicuramente è quell'evento che permette di alzare a livello e che ha portato anche la Quintana, soprattutto a livello culturale, a livello che abbiamo oggi, oltre ovviamente agli abiti, al corteo. Quindi sicuramente è un ritorno di cui avevamo bisogno. Anche perché Simone Agostini per il primo anno veste i panni del presidente della commissione artistica, ma ha una seppur giovanissima lunga storia all'interno del mondo della Quintana. Una curiosità, abbiamo tanti ospiti all'interno dei gareggiare che non sono prettamente personaggi del mondo della Quintana. Che cosa dicono del gareggiare? Chi vive questa esperienza che cosa ne pensa? Dicono che immergersi in questi banchetti, e quindi quando si partecipa al banchetto barocco, si vive la situazione dal momento dell'entrata a quando si esce, si vive nel 1600. E quindi è un'esperienza che tutti ritengono un'esperienza straordinaria, e lo notiamo perché naturalmente ci sono anche i nostri sostenitori che invitiamo a questi, naturalmente, banchetti, al gareggiare, e rimangono entusiasti. Ma la ricerca che viene fatta, perché un gareggiare noi vediamo il risultato in quel momento, ma sono ricerche che durano anni, sia dal punto di vista culinario che dal punto di vista, naturalmente, come ha detto Simone, la danza, l'intrattenimento, l'allestimento, cioè tutte cose, è una cosa straordinaria che io invito, perché comunque nel gareggiare ci sono una parte di biglietti che vengono messi disponibili che vengono messi a disposizione dai rioni, e quindi invito le persone che vogliono vivere questa esperienza straordinaria a mettersi in contatto con i singoli rioni o con l'ente giostra per trovare magari, no, per vivere queste serate. Qualora vi capiti questa opportunità, coglietela, perché davvero vale la pena. Bene, allora dal gareggiare dei convivi alla giostra. La presentazione del Palio di Giostra ha aperto la serie degli eventi di questa edizione di settembre 2023. Nella straordinaria location della Corte di Palazzo Trinci è stato presentato l'oggetto del desiderio dei rioni, il simulacro di Vittoria. Quest'anno a dipingerlo il grande artista Flavio Favelli. Vediamo tutto nel servizio. Thank you.
bellissima emozione. Ennesima avventura, e godiamoci questa nuova edizione della Quintana che sicuramente porterà gioia a tutta la città. È una guida che bisogna avere sempre per forza, per seguire in questi giorni, certo. Mi sono lasciato, diciamo, guidare dalle sensazioni che ho avuto e soprattutto dalle immagini, perché alla fin fine noi in Italia e soprattutto anche in questi luoghi abbiamo dei grandi immaginari che vengono anche e soprattutto dal passato. E quindi ho costruito una specie di, diciamo, assemblaggio, composizione di parole, segni, alcune forse un po' più chiare, altre meno, come ad esempio ho visto che il Palio aveva partecipato alla lotteria, che è una grande tradizione italiana, anche con dei font, con delle scritture secondo me molto, molto interessanti. E mi ha colpito anche questo font molto interessante che fece la Perugina tanti anni fa, che si chiama appunto l'originale, e forse anche questo è un bel termine anche per comprendere da un altro punto di vista appunto il Palio. Credo che l'artista di quest'anno, Flavio Favelli, sia fondamentale proprio per il suo rapportarsi continuamente, lavorare continuamente con una materia che è la memoria. Soprattutto per lavorare in quel punto di incontro tra la memoria individuale e la memoria collettiva. All'interno del suo lavoro lui riutilizza tantissimo i loghi, le immagini che hanno popolato la nostra infanzia, che abbiamo visto all'interno della televisione, che abbiamo visto sui giornali, che ci siamo trovati tra le mani e che si sono poi sedimentati andando a formare quello che effettivamente siamo. Ed ora spazio ai nostri sponsor, poi si ritorna qui al Quintana Channel. Rimanete con noi. A Piazza Umbra ti aspetta il tuo Conad Superstore di fiducia. Noi di Conad siamo vicini alle tue esigenze, attenti alla qualità dei nostri prodotti e alla convenienza. Tuteliamo le specialità tipiche e i sapori con il rispetto della filiera dei produttori e del territorio. Il nostro fiore all'occhiello sono i reparti freschi, banchi serviti dal nostro personale specializzato, tanto assortimento e prodotti di qualità selezionati e preparati con attenzione. Conad Superstore a Piazza Umbra. Ti aspettiamo! Farmacia Boattini Sozia Spello, unica come te. Ampio reparto dermocosmetico. Consulenze personalizzate e analisi della pelle gratuita. Integratori per sportivi e Fidelity Card con lo sconto del 20%. I nostri esperti collaboratori ti aspettano. Pronti ad accogliere ogni tua richiesta.
cosa è veramente importante in un ambiente di lavoro? Secondo noi è avere tutti gli strumenti aggiornati ed efficienti. Dalle stampanti multifunzioni ai personal computer, passando per server e software di gestione. Tutto a noleggio zero pensieri. M2, il tuo partner tecnologico in Umbria. Bettini è la tua pizza, il tuo pane, la tua pasticceria, il tuo self-service, la tua pausa caffè, il tuo aperitivo, il tuo bistrò. Bettini, l'amore per la bontà è un bene di famiglia. Con il Quintana Channel torna anche la nostra rubrica Lo Scalco Racconta, con Daniele Falchi, membro del comitato scientifico dell'ente Giosta Quintana, ma soprattutto grande esperto di enogastronomia. Oggi parliamo delle figure del coppiere e del bottigliere nel banchetto barocco. In questa prima rubrica Daniele Falchi ci ha spiegato anche il significato del banchetto. All'interno del servizio un ruolo importante ce l'hanno il coppiere e il bottigliere. Adesso le due figure sono nel mondo moderno raggruppate nella figura del sommelier. Quindi il sommelier è colui che prende il vino in cantina, lo fa decantare, lo serve nei bicchieri, lo porta a tavola con tutte le necessità di carattere scenografico che questo comporta. Anticamente, siccome l'avvicinarsi a un principe durante un banchetto era compito riservato a personale di rango, quindi generalmente dignitari di corte oppure proprio dei nobili, questi potevano essere soltanto dei coppieri, mentre invece la funzione del bottigliere, che poteva essere anche di rango inferiore, era comunque importante perché aveva la sua credenza di servizio, la credenza del bottigliere, preparava tutte le sue caraffe, bottiglie, sua glass, bicchieri che organizzava e copriva con dei frangini, e al momento il coppiere li avrebbe serviti. Quindi ecco, queste due figure che poi vengono riassunte nel mondo moderno nella figura del sommelier erano quelle che avevano il compito del servizio delle bevande. E siamo all'ultima parte di questa prima puntata del Quintana Channel. I primi giorni di Quintana sono già passati e l'aria è già un po' frizzante, vero Simone e Simone? Entrambi si parla di queste prime giornate quintanare e escono le prime critiche, e così ci sta, soprattutto con il palio. L'arte. Beh, è stata, diciamo, una serata, la serata della presentazione, che ha scaturito naturalmente diversi commenti. Personalmente non posso dare un giudizio di quello che è l'arte contemporanea, perché non essendo un conoscitore della materia non posso dare giudizi. Essendo quintanaro mi piace sempre vedere i nostri simboli rappresentati nel palio, e quindi adesso vedremo naturalmente, sicuramente dal punto di vista artistico, ripeto, non potendo dare quel giudizio non posso esprimerlo né su un'opera di questi autori né tantomeno sul palio, però naturalmente essendo un rappresentante dell'ente Giostra credo che noi potremmo approfondire naturalmente questi ragionamenti e chiedere anche agli artisti che vengano rappresentati comunque sia i simboli della nostra città, i simboli della nostra manifestazione. Allora, sapevamo già che non era un palio figurativo, e quindi sicuramente ogni artista poi declina secondo la sua sensibilità dei concetti. Simone, tu invece che sei un architetto, no? Quindi entri anche sulla parte artistica forse un po' in modo più approfondito, che cosa ne pensi?
Ma sicuramente negli anni siamo stati abituati a vedere dei pali, uno completamente diverso dall'altro, appunto perché il linguaggio artistico di ogni appunto artista scelto è personale, quindi lui interpreta quella che è la Quintana secondo, filtrando attraverso il suo pensiero, quindi è normale che ci siano critiche ma anche elogi su ogni palio fondamentalmente, è quasi anche questa una tradizione, nel senso perché ogni presentazione ha le sue critiche ma anche ovviamente i suoi elogi. Sicuramente quando non c'è un artista figurativo magari per il pubblico è un po' più complesso, ecco, interpretare e vedere i simboli della Quintana all'interno del palio, che comunque sappiamo anche dalla spiegazione che ci ha dato l'artista che sono inseriti perché appunto la lotteria fanno tutte parte della storia della nostra manifestazione, quindi è chiaro che però da interpretare non è semplice, ecco. Possiamo aggiungere che il mondo dell'arte, gli esperti del mondo dell'arte contemporanea hanno salutato Foligno come centro rinnovato dal 67, dal tempo dello spazio dell'immagine, nella scelta di questi due grandi artisti, sia Agati per il Palio di giugno, sia Favelli per il Palio di settembre. Quindi almeno lì abbiamo ricevuto degli elogi. Poi sappiamo che i Quintanari vogliono anche trarre degli auspici dal palio e quindi questi simboli magari non li hanno accontentati. Forse sarà così. A prescindere, il palio andrà a arricchire la grande galleria esatto. d'arte che ha la Giostra della Quintana, che la trovate, un articolo dedicato a Nino Bartoli, esattamente dentro la nostra rivista qui, ve lo ricordo, copia gratuita qui al Quintana Point, il nostro percorso all'interno della manifestazione con tutti gli eventi, i personaggi, la guida alle taverne, dovete assolutamente avere la vostra copia di settembre per vivere al meglio tutti gli appuntamenti quintanari. La copia la diamo anche come sempre ai nostri ospiti, così possono avere anche loro tutte le informazioni giuste per poter divertirsi anche in queste serate quintanare. E allora, per oggi è tutto, finisce qui la nostra prima puntata del Quintana Channel. Grazie Simone Agostini. Grazie. Grazie Simone Capaldini. Grazie a voi. E allora, quest'anno la rivista è anche digital e green. Digital perché c'è il QR code che vi permette degli splendidi approfondimenti video, e green perché la rivista, ma tutta la comunicazione dell'ente Giostra Quintana, è stampata su carta riciclata e certificata. E poi noi vi aspettiamo sui nostri social, la pagina Facebook Giostra della Quintana di Foligno, la pagina Instagram Quintana Foligno, il Quintana Channel su YouTube per rivedere le nostre trasmissioni ed ancora il canale Telegram e lo spazio su TikTok. Il Quintana Channel torna in onda giovedì 8 settembre alle ore 14, in replica alle 20:30 e intorno alle 1 di notte sempre sul canale 10 di Umbria TV. E noi vi aspettiamo a Foligno, perché qui è tempo di Quintana.